Amici di FVG Sport Channel, ben ritrovati, benvenuti a DNB Channel, il nostro magazine settimanale con cui andiamo a sfrucugliare tutti i temi della giornata del girone B di Divisione Nazionale B. Si è giocato il sesto turno di andata, la GSA ha vinto in quel di Lecco e dalla GSA arrivano i miei ospiti di questa settimana. Benvenuto, anzi ben trovato a coach Andrea Paderni. Ciao a tutti. Bello rilassato, vinto in trasferta la prima... Era scuola. Ora, dai. Era ora e benvenuto a Osman Gueye. Ciao Us, protagonista, coach, soprattutto nel primo tempo, non ci fosse, commentavamo qui in diretta, non ci fosse stato Us sabato sera nel primo tempo, non so come sarebbe andata a finire. Poi nel secondo tempo avete meritato davvero di espugnare l'Ecco. Sì, beh, sicuramente Usman nel primo tempo ci ha tenuto su perché noi siamo entrati in campo tanto tesi, i ragazzi ci tenevano molto a vincere, sentivano la partita, per noi è stata una settimana particolare e quindi probabilmente lui era quello mentalmente più libero, più sereno e ci ha dato tantissimo e ci ha veramente tenuto in piedi quando perdevamo la palla in maniera banale, non segnavamo pur prendendo tiri aperti, lui è stato fondamentale. Poi nella ripresa siamo andati decisamente meglio, direi nell'ultimo quarto, perché siamo stati quello che vogliamo essere nell'ultimo quarto e comunque anche lì lui è stato importantissimo con quei due canestri da tre di seguito che insomma ci hanno dato la convinzione che potevamo portarla a casa. Comunque lì è venuta fuori tutta la squadra, insomma, e io sono convinto che questo sia assolutamente un punto di partenza perché finalmente, ripeto, siamo stati quello che vogliamo fortissimamente essere e adesso dobbiamo continuare, insomma, ad avere questo tipo di atteggiamento. 15-30 il parziale del solo ultimo periodo. Allora, raccontaci un po', intanto, che tipo di sensazioni, perché tu ci stavi allenando con Verona, è vero, sì. In questo periodo, però sì. Ti allenavi senza giocare. Arrivi a Udine, giochi subito la prima Lecco, 26 punti, 37 minuti, 6 su 9 da 3, insomma, uno spettacolo. Che 26 punti, 3 su... abbiamo vinto. Quello abbiamo vinto, e quello è l'importante. E niente, no, io ho voglia di giocare, ho voglia di fare, quindi... Poi a Udine, dal coach a ogni compagno di squadra, dal primo all'ultimo, avevano voglia di vincere anche loro. Quindi, guarda, mi sono trovato subito in un ambiente in cui ci siamo spalleggiati a vicenda per raggiungere un risultato. Quindi, quando si sta in questi ambienti qua, è più bello, è più facile... insomma, giocare assieme per arrivare a questo risultato qua. Hai percepito un pizzico di pressione? Perché chiaramente la no, squadra... non è un pizzico di pressione, è proprio una valanga, perché c'era veramente questa, appunto, voglia di far risultato che, vi assicuro, non è facile stare in campo e fare la cosa giusta. Come prendi la palla, fare la cosa giusta, non è facile quando hai questa pressione qua. Però, ti ripeto, vincere queste partite qua è un buon segno, è un buon segno che veramente ti scivola addosso tutta la pressione anche per le partite che verranno, quindi sì. Io sono felicissimo. Beh, siamo più o meno tutti felici, vedo, coach, anche perché eravamo sabato sera proprio qui dallo studio in diretta con il presidente Pedone, con il GM Michalis, abbiamo visto la partita in diretta e c'era tensione qui, per cui figurarsi cos'era a Lecco. Poi l'urlo liberatorio che ci si è sentito fin qua praticamente da Lecco ha lavato via tutto. Sì, guarda, io di solito non sono uno che esulta, insomma, che si lascia andare a grandi festeggiamenti, insomma, è il mio modo di vivere la tensione, cioè non è che mi trattengo, di solito sono, insomma, più razionale, insomma, anche in quei momenti lì, però stavolta veramente era una partita che sentivamo in maniera particolare, poi comunque soffri per tre quarti, vedi che passa il tempo e sei sempre sotto. Il momento più difficile è stato nel terzo quarto, quando la grande voglia comunque di girare la partita da parte dei ragazzi ci ha portato a giocare con poca testa. Ci sono stati veramente dei minuti dove attaccavamo uno contro cinque, cercavamo di ergerci a salvatore della patria ed era la cosa più sbagliata da fare, però dimostrava comunque voglia da parte dei giocatori, insomma. E lì è stato il momento più difficile, poi insomma ci siamo ricalibrati con la testa, abbiamo capito le cose che dovevamo fare, le abbiamo fatte bene e quindi alla fine, insomma, il mio urlo liberatorio era perché veramente, insomma, volevamo a tutti i costi vincere questa partita.
Nel frattempo, prima di sentire al telefono coach Ciocca della Friuli Adria Pordenone, che ha perso ai supplementari a Costa Volpino, andiamo a leggere proprio i risultati, dando modo poi a Enrico di mettersi in collegamento con Cesare Ciocca. Risultati della sesta di andata: Robulet Fides Varese Orzi Nuovi 5-9 a 7-7, Lecco GSA più Udine 7-1-7-9, Legnano Montichiari 85 a 63, Lugo San Giorgese 45 a 49, Costa Volpino Friuli Adria, come detto, 92 a 88 dopo un supplementare, De Longhi Treviso Urania Milano 78 a 61, e dopo sentiremo al telefono anche coach Goran Biedov, e Krabs Rimini Graffi Studio Spilimbergo 85 a 80, un'altra sconfitta in volata per la Graffi Studio di coach Granchi, con cui abbiamo il terzo appuntamento telefonico. Tanto Enrico, proviamo a sentire Ciocca. Vorrei restare su questi risultati per chiedere a coach Paderni se ce n'è qualcuno che ti stuzzica l'attenzione in maniera particolare, che ne so, magari Castellanza Montichiari 85-63. Beh, sicuramente per il divario finale, non per il risultato, cioè nel senso, mi aspettavo una partita aperta dove insomma Castellanza poteva vincere. Secondo me Castellanza è la squadra che sta giocando meglio, hanno sempre vinto, hanno vinto in maniera diversa, cioè hanno vinto largo in casa, ma hanno anche vinto insomma le partite in volata come l'ultima a Pordenone. A proposito di Pordenone, coach, ti interrompo un attimo perché abbiamo coach Ciocca al telefono. Buongiorno coach. Buongiorno, non vi sento benissimo perché sono in macchina, comunque okay, buongiorno a tutti. Mi raccomando, guida anche con prudenza, anzi se possibile... Io ho l'auricolare. Perfetto. Coach, allora, un'ulteriore partita in volata per la tua Friuli Adria a Costa Volpino, tua ex squadra, al 92 a 88 il finale, anche lì si gioca sempre bene, poi cosa è successo, coach? Succede quello che... nel senso che altre partite che noi giochiamo una partenza di sistema, ma non abbiamo probabilmente il go to guy che magari hanno altre squadre. Esempio lampante anche su Udine, ha messo un giocatore di una sostanza incredibile, quel Guglie, che non so evolversi dalla partita, però è sicuramente stato determinante. Noi abbiamo giocato sempre spesso sopra o alla pari con una squadra di ottimo livello, e alla fine però quando contava Becerra ha messo 5-6 da 3, e noi non abbiamo quel tipo di giocatore che possa risolverci un po' la situazione. Mettici anche il fatto che ieri 34 falli fischiati a nostro favore, 21 a nostro sfavore, 21 a Costa Volpino, quindi non è nemmeno facile vincere anche in questo modo qua. Però io vedo una squadra che lotta sempre, che lavora costantemente, che migliora con giocatori che fino all'anno scorso di queste responsabilità non ne avevano, per cui io sono molto contento. È chiaro, ci manca la vittoria, però abbiamo dimostrato in tantissime occasioni che ce la siamo giocata con tutte, vedi anche Legnano, che mi sembra che siamo stati gli unici a metterli veramente in difficoltà. Assolutamente, coach. Ti chiedo anche una battuta sulla prossima partita che giocherete in casa contro Rimini, che tipo di sensazioni hai e su cosa punti? Puntiamo a vincere, perché quando tu lavori tanto, quando sei sempre in palestra, è chiaro che al di là dei complimenti che tutti ci fanno, che giochiamo una buona pallacanestro, chi più ne ha più ne metta, però alla fine per poter attingere anche dal punto di vista delle motivazioni bisogna fare due punti, anche se hai un'altra squadra che fino a un mese fa sembrava potesse essere da Cenerentola fino all'inizio del campionato, e poi ha inserito 6 giocatori, per cui una squadra che ha 8 punti e che quindi non sarà semplice, però noi dobbiamo cercare veramente di fare i due punti, perché secondo me ce li meritiamo, e anche in funzione dal punto di vista anche di propellente, di motivazioni, sono due punti che dobbiamo cercare di fare per forza anche davanti al nostro pubblico. Ok, grazie coach. A voi. Buona giornata e in bocca al lupo per la partita con Rimini. E un saluto a tutti quanti voi. Buongiorno. Grazie anche a Cesare Ciocca. E in effetti ne parlavamo prima di entrare in onda, perché poi vorrei anche sentire cosa ne pensa Us. Il go to guy è fondamentale a questo punto. Forse non so se lui può essere davvero
l'avete preso per essere il go-to guy, certamente è un giocatore fondamentale. Insomma, però, lui ti può confermare che quando ci siamo conosciuti, le cose che gli ho detto che in questa squadra fino adesso erano mancate due cose, visto che le partite ce le eravamo sempre giocate tutte. C'era mancata cattiveria, e quindi quella dovevamo tirarla fuori tutti, dall'allenatore all'ultimo under che magari non entra, e che c'era mancato un risolutore nei momenti decisivi, e che quello mi aspettavo che fosse lui, insomma. Comunque hai ragione, coach Ciocca, sono perfettamente d'accordo. Se tu vai a vedere anche le partite che noi abbiamo perso, abbiamo sofferto esattamente quel tipo di giocate lì, cioè quando conta i giocatori che, se vogliono, tirano. Coach Ciocca parlava di gioco di sistema, quindi dove vai a costruire i tiri prendendoti dei vantaggi, cercando di mantenerli fino a costruire un tiro buono per un giocatore a rotazione. In realtà, quando ti giochi le partite punto a punto, hai bisogno invece del giocatore che, se vuole, tira. Quindi, insomma, l'esempio diciamo, ce l'abbiamo proprio nella nostra partita, insomma, i due canestri che ha messo Usman, è uscito dagli stagger col difensore nei calzoncini, e però si è alzato, ha tirato a fotocanestro uguale. Insomma. Stagger, per chi non conosce o mastica perfettamente la pallacanestro, sono i due blocchi consecutivi per liberare il tiratore. Parliamo proprio di quel tipo di situazione. Tu sei arrivato, confermi ovviamente, penso, quello che ha detto il coach, non è questo il punto. Come ti sei posto nei confronti della squadra? Cioè, quali sono le tue caratteristiche? Cosa vuoi fare? Cosa puoi dare a questa squadra? No, arrivare in diciamo a lavori in corso non è mai facile, però, cioè, ti ripeto, sono arrivato in una realtà dove veramente ci sono tutti, diciamo, bravi ragazzi, oltre che bravi giocatori, insomma, sono anche dei bravi ragazzi, umanamente parlando. Quindi già questo ti dà una marcia in più per integrarti all'interno del gruppo, che all'interno dello spogliatoio. Che conoscevi già sia Bellina sia Drivelo, perché c'è giocato. Sì, 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 conoscevo già Bellina e conoscevo già Abdri, conoscevo anche altri giocatori, insomma, Truccolo, Piazza un po', insomma, però. Insomma, un conto è conoscerli, un altro conto è arrivare all'interno dello spogliatoio, all'interno di un gruppo che aveva già fatto diverse partite, insomma, aveva già sofferto in campo assieme. E niente, io ti giuro, so come ci si entra in questi ambienti qua, quindi io sono entrato facendo vedere, insomma, la mia voglia di fare, la mia voglia di vincere soprattutto. Ed è stato corrisposto, quindi guarda, quando ci sono questa, cioè, quando c'è questa intesa qua, quando si vede esattamente l'obiettivo comune, si trova sempre una strada per arrivare, insomma. Sì. Parole assolutamente condivisibili. Nel frattempo, Enrico, proviamo a sentire anche Goran Biedov, allenatore della De Longhi Treviso, De Longhi Treviso che ha vinto in casa contro Milano per 78-61. Coach, in spogliatoio, a inizio, prima della partita, che cosa hai detto ai giocatori? E soprattutto dopo, che cosa hai detto ai giocatori? Ma allora, prima della partita li ho assolutamente annoiati ripetendo i giochi di Lecco, insomma, le cose che dovevamo fare noi, e poi, insomma, le cose che si dicono prima della partita, insomma, un discorso motivazionale dove, insomma, questa settimana era molto semplice capire dove andare a parare. C'è il momento in cui intervieni sul roster, al di là, insomma, della grandissima soddisfazione per aver inserito un giocatore come Usman, vuol dire che qualcosa non è andato bene, quindi vuol dire che tutti quanti siamo stati mancanti di qualcosa, e quindi, insomma, ovviamente il discorso era per richiamare tutti a dare qualcosa di più, soprattutto ad andare a dare dove siamo stati mancanti fino adesso, e lo sappiamo cos'è che non abbiamo fatto, perché ovviamente nel momento in cui cambi un giocatore, il messaggio che passa ai ragazzi assolutamente non è quello che abbiamo trovato il capro espiatorio. Il messaggio è quello che ha pagato uno per le mancanze di tutti, e quindi, insomma, tutti quanti sono richiamati a un impegno maggiore, a una concentrazione maggiore. A fine partita io non parlo mai, quindi sono entrato in spogliatoio a prendere le mie robe, insomma, no? Al di là di qualche stupidaggine che si diceva, non ho detto assolutamente niente, cioè. Facciamo così, Enrico, se sei d'accordo, allora facciamo un attimo lo spot pubblicitario, visto che siamo andati un po' lunghi con questo break, con questo stint. Facciamo lo spot, poi torniamo con i miei ospiti e poi anche con Goran Biedov e Luca Granchi al telefono.
qualità della miscela, le lavorazioni tradizionali, l'amore per il caffè, le conoscenze tecniche di una famiglia che ha radici nel passato. Nasce nel 1968 un'azienda di torrefazione che vi dà oggi la qualità di sempre. Demar Caffè, dal 1968. L'eccellenza nei multiservizi. Gruppo Servizi Associati opera su tutto il territorio nazionale, garante di un servizio integrato fornito in outsourcing chiave in mano. Con oltre 1000 dipendenti e filiali da Aosta, Bari, Bordeaux e Chamonix, GSA Gruppo Servizi Associati, con il suo centro nevralgico a Udine, offre un servizio orientato alla piena soddisfazione del cliente. Gestione diretta, sempre senza subappalti, di tutti i contratti acquisiti. GSA, l'eccellenza nei multiservizi. Esci dagli standard della comunicazione. Fai vedere il tuo evento al mondo. Con noi puoi. FVG Sport Channel e VideoStyle mettono a disposizione il proprio know-how e i propri mezzi per effettuare delle dirette streaming sicure, perfette e qualitative. Canali web dedicati e completamente personalizzabili con garanzia di migliaia di contatti in contemporanea. Tecnologia streaming innovativa. Riprese con una telecamera o regia mobile sino a 5 telecamere ed invio di filmati, grafiche, foto. Affidati a dei professionisti. Cureremo il tuo evento in diretta, chiavi in mano. Per informazioni 339 14 40 819 o 329 24 85 476. Con noi puoi. Mega Intersport è il più grande negozio di articoli sportivi della regione, per rispondere con efficacia e competenza alle esigenze dello sportivo moderno, offrendo la garanzia del miglior assortimento sempre aggiornato, completo e competitivo per qualità e prezzo. La scelta più completa di articoli ed attrezzature sportive nelle grandi marche a garanzia di performance eccellenti e qualità la trovi solo da Mega Intersport, dove personale esperto e qualificato saprà consigliarti per i tuoi acquisti. Anche enti e società sportive hanno trovato in Mega Intersport esperienza e professionalità per ottenere consulenza e assistenza relativa a forniture di attrezzature sportive. Seconda parte di DNB Channel, il nostro magazine settimanale dedicato al campionato di divisione nazionale B, con Osman Gueye e Andrea Paderni per parlare di questa vittoria ottenuta sabato sera dalla GSA in quel di Lecco, ma anche insomma per dare un'occhiata al campionato in generale e soprattutto per conoscere anche Osman Gueye, che è arrivato in settimana a Udine. Ci racconti un po' la tua carriera, dove hai iniziato, quando hai iniziato, che tipo di tappe hai avuto? Niente, io ho iniziato giocando a calcio e poi calcio. Ho iniziato a basket. Sì, no, ho giocato, sono cresciuto a Verona, a Scaligera, quindi poi ho fatto che tappa, insomma, a Arzignano, quindi ho iniziato proprio dal basso perché per varie ragioni, sia diciamo di statuto, che non ero ancora pieno italiano, eccetera. Quindi ho iniziato dalla C2 a poi ho iniziato a salire. Sì. Tu hai giocato anche in serie A2, mi pare, con Verona. Sì, ho iniziato dalla C2, poi ho fatto, vinto il campionato, ho fatto C1, poi ho fatto B2, B1, A2, manca solo la 1. Vabbè, sì. Ci arriviamo, messaggio chiaro. Dovremmo avere allora al telefono Luca Granchi, coach. Buongiorno. Sì, ciao. Eccoci. Buongiorno. Allora, coach, benvenuto, ben ritrovato a DNB Magazine. Questa sconfitta della Graphic Studio Spilimbergo a Rimini, alla fine, stesso discorso che abbiamo fatto prima con Ciocca e con Pordenone, si arriva fino a lì, fino agli ultimi minuti, si prova anche a vincere, c'è la possibilità di vincere e non succede. Cosa... come commenti questo campo? È evidente che ci manca sempre qualcosina, si diceva anche ieri alla fine della partita, durante il viaggio di ritorno, ci manca poco, però è quel poco che purtroppo non ci permette ancora di portar via una partita che abbiamo a lungo, cioè siamo stati a lungo avanti, ecco, quasi 30 minuti avanti e abbiamo giocato una buona gara e purtroppo alla fine non siamo riusciti a portare 10 punti nemmeno ieri.
Coach, comunque si conferma Michele Bei, cioè stiamo scoprendo un giocatore importante per la tua squadra, ma anche per tutto il campionato. Sì, sì, sinceramente per adesso, e spero che continui così, sia per lui sia per la squadra, si conferma un giocatore sia interno ma anche perimetrale, perché anche ieri, anche in momenti importanti, ha saputo darci dei punti anche fuori dal perimetro, ecco. Coach, la prossima partita guardiamo già avanti, la giocate contro Treviso sabato a Spilimbergo. Che tipo di partita ci possiamo aspettare? È un tipo di partita che per noi sulla carta ovviamente è una partita a pronostico chiuso, ovviamente noi le giochiamo tutte, proviamo soprattutto a fare qualche passo avanti noi, i nostri giovani soprattutto, anche perché voglio ribadire ancora, i nostri giovani, sì, è vero che facciamo giocare i giovani, ma sono anche giovani che non hanno esperienza e tutti i minuti che ogni minuto che passa è sempre qualcosa in più per loro, e magari la partita di sabato è un'occasione anche per fare ulteriori passi avanti, perché poi ci avviciniamo sempre di più allo scontro diretto con Lugo. Con Lugo, e sarà questa la partita fondamentale in questo girone di andata. Ok coach, allora in bocca al lupo per sabato, ti aspettiamo ovviamente in studio nelle prossime settimane. Certo, quando vuoi, disposizione tua. Grazie. Grazie a Luca Granchi, tecnico della Graffi Studio Spilimbergo. Mi aspettavo che dicesse anche lui, ci manca il go to guy. Ma il go to guy è fondamentale, c'è poco da fare. Allora, ti abbiamo interrotto prima, Us, dicevamo, di tutte queste esperienze che ti porti dietro, ce n'è una che ricordi in maniera particolare, piuttosto che una fondamentale per la tua carriera, quella a cui hai detto ok, adesso questa mi dà la spinta giusta? Sicuramente l'anno a Verona, dove abbiamo vinto il campionato, è stato con Bellina, appunto. C'era coach Faina in panchina? Faina in panchina, è stato un anno, diciamo, molto importante, molto decisivo, insomma. Un anno che ricordo con tantissimo affetto. Io mi ricordo di aver visto Usa anche giocare negli anni precedenti, ma onestamente, perdonami Usa, ma non mi ricordavo che avesse questa mano così torrida dai 6,75. Ah, io sinceramente l'ho sempre visto far canestro da fuori, sì. Insomma. Sì, ricordo male, sì, io. Sinceramente sì, cioè, sì, poi devo dire, ovviamente ha fatto 6 su 9, cioè, se avesse fatto 4 su 9, cioè, non era una tragedia, andava bene lo stesso. No, ma sono i 9 che devono far pensare. Sono i 9 che devono far tira. Esatto, sicuramente uno che tira. Fermi tutti, abbiamo Goran Biedo, Fadora al telefono. Buongiorno coach. Ciao, buongiorno a tutti. Allora, Goran, avete vinto con Milano 78-61, una partita diciamo non facile, ma certamente avete fatto valere il vostro maggiore lignaggio rispetto a Milano. Cioè, sì, dice? Sì, non semplice, abbiamo iniziato molto bene, il primo quarto era 20-3 per noi, sì. Poi abbiamo avuto un 2-3 cali di attenzione dove loro recuperavano, arrivavano fino a 10 punti, 9 punti, 8 punti, poi noi andavamo 4 volte in missione anche se siamo andati a più 20 e 4 volte sono rientrati loro a meno 7, meno 8, però dopo alla fine l'abbiamo portato a casa, che era importante anche per dare seguito alla vittoria a San Giorgio. Sì, quindi terza vittoria consecutiva per Treviso. Coach, ti chiedo subito una battuta anche sulla prossima, quindi giocate a Spilimbergo, che tipo di partita ci aspettiamo? Ma Spilimbergo come squadra assomiglia a Urania Milano, sicuramente squadra che punta su intensità, punta su ritmi alti, punta tanto sul tiro da fuori, sulla corsa, dobbiamo essere noi lucidi a imporre il nostro ritmo, imporre la nostra pallacanestro. Quello è il primo presupposto per poter fare il risultato a Spilimbergo. Non bisogna guardare classifica, non bisogna guardare niente. Spilimbergo ultimamente ha perso ieri di 5 se non sbaglio, con Lecco ha perso di 3, non mi ricordo più bene, sì. Però comunque è partita punto a punto, sì. Per cui sicuramente sarà una bella battaglia e dobbiamo trovarci pronti tale. Ok, allora coach, in bocca al lupo, ci sentiamo chiaramente in ottica Spilimbergo nel corso nei prossimi giorni. Grazie a Goran Biedo. Grazie, crepi lupo, grazie a te, ciao. Allora, detto a questo punto, con Ousmane Gueye in squadra, come cambia l'equilibrio da un punto di vista tecnico per la GSA, coach?
Vabbè, cambiano perché abbiamo sacrificato un lungo per prendere un esterno in più. Poi per noi le cose sono già cambiate abbastanza perché abbiamo lavorato insomma durante tutta la preparazione per 7 settimane per avere dei giochi per servire Joel in post basso. Poi Joel insomma ha avuto dei problemi, quindi adesso noi ci troviamo senza il nostro vero pivot, che poi è il vero giocatore interno che abbiamo, perché Federico è assolutamente più perimetrale e Mattias invece è un giocatore diverso, uno che non va servito con continuità in post basso, è più un giocatore di movimento, va a rimbalzo d'attacco che ti dà difesa, buoni blocchi. Quindi insomma la squadra già è cambiata per l'infortunio di Joel, poi a quel punto abbiamo tolto un lungo per mettere un esterno in più, quindi insomma le cose cambiano. Per dire, Usman è qua da poco meno di una settimana, ma in questa settimana il gioco che avevamo per dare la palla dentro lui non l'ha neanche visto ancora, cioè non l'ha neanche fatto vedere, non l'abbiamo neanche fatto domenica, sabato, perché non è la stessa cosa. Quindi cambia, però insomma, sai, quando hai un giocatore forte in più, insomma, non è così difficile. Insomma. Poi ti chiederò, perché tra un po' rientrerà anche tu, poi sarà interessante capire come riuscirai come farai giocare la squadra. Tu sei un giocatore, abbiamo visto, in grado di coprire più ruoli, perché ti ho visto portare sulla palla anche sabato sera a Lecco, fai il finalizzatore, difesa, rimbalzo, insomma, ti dai una mano. Se dovessi descrivere qual è la cosa che preferisci fare di più sul campo da basket, qual è? Non dirmi vincere, perché l'abbiamo capito. No, vabbè, quello lo si fa insieme personalmente, di vincere da soli è un po' dura. No, se ti dico una cosa che voglio, ci tengo a fare di più, che mi fa arrabbiare, è la difesa sicuramente. Cioè, io non voglio farmi battere dal mio uomo, anche se sabato, insomma, per mancanza di fiato o anche ritmi di gara, perché non giocavo una partita vera da un po' di tempo, puoi allenarti quanto vuoi, ma i ritmi di partita sono i ritmi di partita. Sì, cioè, mancanza di quello, mancanza di quell'altro, sono venuto un po' meno anche in difesa, ma io ci tengo particolarmente alla difesa, insomma, attaccare, sì, viene quello che viene, ma la difesa dietro deve essere salda, insomma. In campo, Alecco, chiaramente tu hai detto non giocavi da tanto tempo, il 5 contro 5 in allenamento non è la stessa cosa, 4 contro 4 o quello che è. Hai trovato subito punti di riferimento, oppure all'inizio hai fatto fatica e poi col tempo, direi di no, perché nel primo tempo Ho fatto fatica, cioè non sei neanche pensato, tanta fatica, fatto tanta fatica, però sapevo di sicuro che non dovevo impormi troppo nel contesto del gioco, insomma dovevo un attimo aspettare che la partita venisse da me, insomma non posso io la prima gara imporre certi ritmi, a imporre certe scelte, insomma devo rispettare e stare il più possibile all'interno del gioco che abbiamo provato col coach durante la settimana, e ho provato a fare quello, ho provato a vedere un attimo dove potevano esserci i miei spazi e ho cercato di sfruttarli, insomma. Risultati eccellenti sotto questo punto di vista. Conosci la DNB? Hai avuto modo di studiare un po'? No. Io ripeto, ho già giocato in B2 a Verona quando fui richiamato per un progetto che ci ha portato alla A2. Sì. E quindi, so che non è facile mai, insomma, far risultato e vincere un campionato, quindi dalla C1 alla A2 è sempre dura, insomma, bisogna sempre avere qualcosa in più. A proposito di DNB, parliamo dunque subito, visto che siamo verso la chiusura della prossima partita, vi aspetta la capolista Legnano Knights Castellanza, 6 vittorie di fila, arriverà al Palasport Benedetti. Che tipo di partita ci attendiamo? Arriverà, a me io adoro queste partite qua, guarda, una squadra che ne arriva con 6 vittorie consecutive, ti dico, guarda, che la pressione è più loro che nostra. Quindi noi andiamo in campo magari più rilassati, più sereni,
giochiamo contro la capolista e di sicuro conoscendo, per quel poco che ho conosciuto i miei compagni, di sicuro ci tengono da matti, quindi secondo me faremo una bella partita. Poi scaduti i 40 minuti guarderemo il tabellone e vedremo chi ha vinto, insomma. Beh, sicuramente sì. Noi. Chiaro, questo messaggio è chiaro. Chiaramente la partita si gioca domenica alle ore 18 al Palazzo Benedetti e il FVG Sport Channel sarà chiaramente con le telecamere in diretta per farvi vedere le emozioni di questa partita che non vediamo l'ora di noi di vivere e immagino anche voi di giocare. Use già caldissimo e pronto, coach. Assolutamente, penso che sia secondo me la partita migliore che ci poteva capitare, perché appunto in settimana siamo intervenuti sul roster, ci siamo sbloccati fuori casa vincendo una partita che si era messa male, quindi insomma venendone fuori veramente con le unghie e con i denti, e adesso ci possiamo confrontare con la prima della classe che, ripeto, sta giocando benissimo, che in realtà Pordenone è stata l'unica squadra che è riuscita veramente a metterla in difficoltà, però anche lì questi ne sono usciti con una magata nel finale, però ne sono saltati fuori, e quelli sono segnali secondo me importanti, e quindi non poteva capitarci avversario migliore per, insomma, dimostrarci prima che agli altri, a noi stessi, insomma, quanto ci teniamo, quanto vogliamo vincere e chi siamo. Beh, un segnale importante l'avete dato certamente anche sabato sera, su questo sono d'accordo con te, perché nella difficoltà nel terzo quarto, quando si faceva fatica proprio a trovare la via del canestro, in ogni caso barra dritta siete arrivati alla fine per giocarvi le vostre adesso dobbiamo dare continuità, cioè abbiamo dato un segnale, adesso vediamo che non sia un segnale isolato ma diamo continuità, e appunto avere la possibilità di farlo contro la prima della classe, insomma, ci deve esaltare. Complimenti coach, complimenti chiaramente a Ousmane Gueye, in bocca al lupo per la partita di domenica, ricordo ore 18 Palasport Benedetti, la partita della GSA contro la capolista Legnano Knights Castellanza. Saremo in diretta per regalarvi le emozioni di questo incontro, e a questo punto non mi resta che rimandare l'appuntamento alla prossima settimana con DNB Channel Magazine. Grazie Andrea Paderni, grazie a voi Ousmane Gueye, grazie. Ciao a tutti.